2023 continua. Ci troviamo allo stand di Rancilio Group, tra i più grandi produttori mondiali di macchine da caffè professionali, e siamo in compagnia del direttore vendite Italia, Luca Creti. Luca, sei il benvenuto, soprattutto oggi perché è il tuo compleanno. Auguri. Grazie Fabio, benvenuti e bentrovati a tutti anche quest'anno. Cosa devo dire? Si invecchia, ma noi invecchiamo bene, visto che siamo anche quasi centenari, insomma. Ecco, noi insieme superiamo certamente il centenario, ma a proposito di centenario e di storia, raccontami in un minuto la storia di Rancilio Group. Sì, ho detto centenari non a caso, in quanto Rancilio fra pochi anni, nel 2026, festeggerà 100 anni. Quindi siamo un'azienda storica che, con il segreto che si è saputa adattare ai tempi in un'ottica sempre di guardare al futuro. Infatti, se guardiamo la storia di Rancilio, abbiamo praticamente molti traguardi nel nostro palmarès, tipo si parla molto di sostenibilità e noi avevamo i pannelli solari già nel 2010, 8.000 metri quadri, quindi eravamo già autosufficienti energeticamente. Siamo stati i primi negli anni 70 a utilizzare i designer tipo Zanuso, che ha fatto le macchine di design, cosa che adesso invece va di moda. Siamo stati i primi a fare certi tipi di macchine che adesso vediamo qua, fortunatamente abbiamo ispirato molti concorrenti a seguirci, quindi siamo contentissimi, l'azienda va avanti, guarda i giovani, sempre disponibile a sponsorizzare gare di giovani dove i nuovi talenti vengono avanti, i talenti, e quindi migliorare la percezione del caffè e la professionalità di un settore che spesso e volentieri è un po' denigrato, e noi vogliamo comunque contribuire a far crescere anche a livello professionale. Devo riconoscervi che la Rancilio Group fa da trend molto spesso in questo settore, proprio con l'innovazione tecnologica mista alla tradizione in ambito erogazione dell'espresso. Che cosa presentate qui a OST 2023? Allora, in questo OST è un messaggio che presentiamo, di prodotti nuovi non abbiamo la macchina nuova come potrebbe, diciamo, uno potrebbe pensare, in quanto ci teniamo questo segreto per quando faremo il centenario, quindi siccome è dietro l'angolo ce lo teniamo un attimino in caldo. Presentiamo un'app che serve sia all'utente finale sia al tecnico, presentiamo una macchina pensata come, diciamo, riassunto di questa nostra filosofia, che è una macchina eco, quindi con caldaie coinventata, risparmio energetico, tutta una serie di features, di accessori che servono per risparmiare energia, e presentiamo soprattutto la nostra carica, la nostra volontà di essere sempre presenti, la nostra allegria che fortunatamente viene percepita anche da coloro che si approcciano a noi, quindi sempre disponibili e sempre sul pezzo e sull'onda, come te del resto, insomma. Ecco, e ti ringrazio, senza contare però l'occhio alla sostenibilità che l'azienda porta ormai da più anni, in modo quasi silente, cioè non andate lì a pubblicizzarla, però fate appunto dei fatti reali in merito di sostenibilità. Sì, l'ho citata leggermente, la sostenibilità è sempre stato un motivo, diciamo, leitmotiv di Rancilio. Come dicevo, ho citato prima i pannelli solari, quindi eravamo già autosufficienti a livello energetico 15-16 anni fa. Abbiamo dei bilanci di sostenibilità fatti anche lì negli anni 2010 e intorno a quegli anni, dove andavamo a dichiarare certificati tutto quello che facevamo sia per l'ambiente sia per il tessuto economico intorno all'Arancilio. Quindi stiamo continuamente pensando macchine che consumano meno energia rispetto a quella che dovrebbe, cioè che fino a un tempo era tollerata. Stiamo andando in questa direzione.
adesso va di moda, ma noi eravamo già di moda 20 anni fa, questo è un po', forse siamo pionieri in questo senso, non voglio fare autocelebrazione, ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, era quello a cui miravo per fartelo dire in prima persona. Infine, parliamo dell'app che hai presentato prima, a chi è destinata e come funziona? Allora, l'app è semplicissima, è un'app con un QR code che viene comunque scansionato e ha varie piattaforme d'atterraggio, sia per l'utente finale dove può trovare comunque dei video, dei tutorial e quant'altro per utilizzare meglio la macchina, il lavaggio e cose di questo genere, sia la parte per il tecnico dove comunque può trovare esplosi e quindi tutto quel che concerne anche consigli, magari troubleshooting, come si usa dire adesso, consigli per fare in modo di facilitare il proprio lavoro. È una cosa molto semplice, molto, si usa dire smart perché adesso va di moda, molto intelligente, e siamo certi che avrà sicuramente, è una, diciamo, un'estensione della nostra tecnologia, diciamo che viene resa accessibile, cosa che prima invece forse era un po' meno data per scontata, ecco, quindi riusciamo a farla arrivare a tutti quanti. Vorrei farti tante altre domande, ma il tempo corre e le nostre interviste, come ben sai, non superano i 6-7 minuti, altrimenti chi è dall'altra parte si annoia e passa avanti. Mi auguro di no, ma purtroppo i tempi sono questi, mi rendo conto. I tempi sono questi, però io rimando a SIGEP qualche altra domanda per farci raccontare oltre sulle vostre skills, le caratteristiche positive del brand Rancilio, che in questi 97 anni è andato a creare davvero un trend in fatto di macchine da caffè per l'erogazione dell'espresso perfetto. Assolutamente, chi fosse interessato ad approfondire senza aspettare, diciamo, il prossimo appuntamento, può andare sui nostri canali social, può andare tranquillamente su internet, trova tutto quello che su LinkedIn, trova tutto quello che ci concerne, e siamo ben felici di condividere con tutti quello che abbiamo fatto in questi quasi 100 anni di storia. Grazie a te anche di quello che stai facendo per tutti noi. Grazie per la disponibilità e ancora auguri per il tuo compleanno, Luca. Grazie a tutti, adesso non posso più nascondere che sono invecchiato. Grazie a tutti, grazie.